Ben ritrovati dalla redazione del TG60 per questo nuovo appuntamento dedicato all'informazione su TVL, che apriamo con il sommario e i principali argomenti di questa edizione. Triste nottata ieri nel quartiere delle Casermette a Pistoia, dove in un appartamento è stata trovata morta una donna, a dare l'allarme ai vicini di casa che non la vedevano da giorni. I progetti per il Natale, il titolo UNESCO, la vendita del Grande Hotel La Pace, il neoassessore al turismo di Montecatini parla a tutto campo illustrando le sue idee per il futuro del settore. Via libera dalla Giunta italiana, il bilancio di previsioni per i servizi a domanda individuale, non saranno toccate le tariffe, previsti investimenti per opere pubbliche, viabilità, verde, scuole. Opere di oltre 20 artisti per aiutare la gente dell'Ucraina accadrà sabato pomeriggio a Palazzo Fabbroni, un'asta benefica organizzata dalla Galleria d'Arte Vannucci che sarà trasmessa in diretta su TVL. Domani al Pala Carrara andrà in scena lo spareggio per le semifinali playoff tra Giorgetesi Group e 100, partita da dentro o fuori per i biancorossi che potranno e dovranno sfruttare il fattore campo. Dunque, apertura dedicata alla cronaca. Andiamo a vedere nel servizio cosa è accaduto ieri sera a Pistoia. Lutto nel quartiere delle Casermette a Pistoia, dove una donna di 70 anni è stata trovata morta nel suo appartamento dove viveva da sola. A dare l'allarme sono stati, nella serata di lunedì 16 maggio, i vicini di casa, che non vedendola da almeno 3 giorni hanno iniziato a preoccuparsi. Una finestra dell'appartamento era aperta e questo ha fatto pensare che la donna fosse in casa, ma dopo aver ripetutamente bussato alla porta senza alcuna risposta, hanno deciso di chiamare i soccorsi. È 2 o 3 giorni che non la sento né tirare lo sciacquone, né andare al bagno, ho detto tipo, strano, ho detto io, mi torna questa cosa. Siamo venuti qui, c'è la finestra aperta, ho detto non mi guardo. Sì, sono andato subito e bussato, ho ovviato a urlare, insomma, e c'è la porta tutta sfondata. E non rispondeva, sì, ho chiamato i soccorsi. Da lei per il via dei soccorsi o era sfondata prima? Secondo me era sfondata. Sul posto è arrivato il personale del 118, dei vigili del fuoco e della polizia, che una volta entrati in casa hanno fatto la triste scoperta. La donna era sul pavimento, priva di vita. Il medico accorso sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso, le cui cause sono ancora in via d'accertamento. La casa era in disordine, ma per il momento l'ipotesi più accreditata è quella di una morte per cause naturali. Sarà però l'autopsia a stabilire se si è trattato di un malore, di una caduta o di altro a causare la morte della donna. Dopo gli accertamenti eseguiti sul posto dalla polizia scientifica, intorno alle 1:50 di notte, la Misericordia di Pistoia ha proceduto alla rimozione della salma. Spostiamoci a Montecatini. Massimo Pannocchi ha incontrato per noi Alessandra Bartolozzi, che è nuovo assessore al turismo della città termale e che ha illustrato i propri progetti e le idee sul settore. Da quasi 2 settimane il nuovo assessore al turismo del comune di Montecatini Terme. Abbiamo incontrato Alessandra Bartolozzi, imprenditrice, titolare dell'Hotel Michelangelo. Con lei abbiamo parlato dei suoi progetti sul fronte del turismo per la città. Tra i suoi primi interventi l'organizzazione di un nuovo progetto per vivere il Natale e la promozione del titolo ottenuto come città UNESCO. Sicuramente ho intenzione di partire da quello che sarà il movimento dell'inverno, quindi il Natale, e cercherò di dargli una veste nuova e una chiave nuova che possa interessare sia ai bambini che agli adulti e che non abbia un periodo solo circoscritto dei 15-20 giorni del Natale. Ci siamo aggiudicati questa bellissima cosa di essere città patrimonio dell'UNESCO, quindi bisognerà creare un collegamento anche con le altre città termali, le altre 10 città termali. Il nuovo assessore ha commentato anche il recente passaggio di proprietà del Grand Hotel La Pace, secondo lei una grande occasione per la città. Il Grand Hotel La Pace è uno degli alberghi più belli d'Italia, quindi se un russo ci ha portato attenzione, ci ha investito, è una cosa estremamente importante per tutti noi. Molti sono un pochino, portano un po' di resistenza in questa cosa, sono contrari, però io vedo invece una bella linfa, anch'io. Vedo che c'è un'altra possibilità per Montecatini, nuovi investitori, nuove idee e spero che sia veramente così.
Un altro ambito su cui Alessandra Bartolozzi punterà per promuovere il turismo a Montecatini è quello degli sport all'aperto, in particolare il turismo slow, il trekking, ma soprattutto il cicloturismo. Sì, ci credo moltissimo. Ci credo perché tutto quello che è benessere sport va subito preso in considerazione e fatto crescere in maniera importante. La prima cosa che ha pensato quando è stata nominata assessore al turismo? Io ho pensato, speriamo di esserne all'altezza, perché parto sempre dal basso, io cerco sempre di vedere le cose in maniera molto semplice. Che ci sia da lavorare, sì, questo fuori dubbio, e spero di fare delle cose fatte bene e con l'aiuto di tutti, perché questo sarà un assessorato un po' diverso. Io cercherò di coinvolgere tutti. Da Montecatini ad Agliana, dove la Giunta ha approvato il bilancio di previsione, vediamo come è articolato. Lorenzo Cori. La Giunta Comunale di Agliana ha approvato il bilancio di previsione 2022, che prevede il mantenimento dei servizi a domanda individuale, la conferma delle attuali tariffe e un forte impegno per il recupero dell'evasione fiscale. Nella parte dedicata alle opere pubbliche si prevedono investimenti nella manutenzione della viabilità, sistemazione del verde pubblico ed edilizia scolastica. È stato un bilancio sicuramente difficile, anche e soprattutto per il momento che stiamo vivendo. Però siamo moderatamente soddisfatti del lavoro svolto. È un bilancio che si muove essenzialmente lungo tre direttrici: recupero dell'evasione fiscale, un grande lavoro di recupero sull'IMU, specie sui terreni edificabili, che era un lavoro che non veniva fatto da tantissimi anni; non aumento dei servizi a domanda individuale, quindi non aumenteranno pur nella difficoltà i servizi di mensa, asilo nido e trasporto, però non ci risparmiamo nemmeno pur nelle difficoltà per quanto riguarda gli investimenti. Faremo investimenti importanti perché abbiamo acceso due mutui, uno per la scuola, nuova scuola elementare che sorgerà in via Malmorte, e l'altro per la nuova biblioteca che entro pochi mesi contiamo di acquistare, realizzare e inaugurare, e questo credo sia per Agliana un fattore molto importante. Sarà inoltre completato un progetto di bilancio partecipato attualmente in corso. Abbiamo anche destinato circa 10.000 euro sul titolo secondo per gli investimenti attraverso il bilancio partecipato, quindi un bilancio partecipato fra l'ente e i ragazzi dell'Istituto del Capitini. E questo è sostanzialmente, secondo me, non soltanto dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista del futuro, un bel investimento che intanto parte dai 10.000 euro. E poi vedremo. A proposito di numeri, vediamo quelli principali legati al Covid contenuti nel bollettino odierno. In Toscana 2.625 nuovi positivi, in aumento di oltre 1.600 rispetto a ieri, 6 i decessi. Questo dato invece è in decisa flessione, meno 11 rispetto a ieri, nessuno dei quali in provincia di Pistoia. 435 le persone ricoverate negli ospedali, 16 delle quali nelle terapie intensive. A Pistoia oggi sono 18 le persone in isolamento, 2 in terapia intensiva, poco meno di 21.000 i test effettuati, con un tasso di positività del 14%. In provincia di Pistoia i nuovi contagiati sono 199. E sempre restando a numeri di altro genere, con 4.200 volontari appositamente formati, 450 operai forestali, 600 mezzi operativi, 10 elicotteri, 7 centri provinciali, una sala unificata regionale che coordina il tutto, è l'organizzazione antincendi boschivi che è pronta ad affrontare la prossima stagione, ormai alle porte, quella degli incendi. Purtroppo tempestività di intervento, concentrazione delle forze, da sempre i principi che contraddistinguono l'AIB toscano, ha spiegato l'assessore regionale all'agricoltura e foreste Stefania Saccardi, grazie all'efficienza delle squadre, degli interventi. Ed ora parliamo della situazione degli investimenti sul fronte ferroviario. Il gruppo FS ha presentato il piano industriale. Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha presentato il piano industriale 2022-2031 da oltre 190 miliardi di investimenti. In Toscana l'impegno del gruppo FS nei prossimi 10 anni prevede un investimento complessivo di oltre 9 miliardi di euro suddivise in 4 poli: infrastruttura, passeggeri, logistica e urbano.
per quanto riguarda il polo infrastrutture, su 8 miliardi totali stanziati, 5,5 miliardi saranno per lo più destinati al nodo alta velocità Firenze, potenziamento linee Pistoia-Lucca ed Empoli-Siena, collegamenti con il porto di Livorno e al sestuplicamento della linea Firenze-Rovezzano-Arezzo. È anche previsto l'arrivo di 85 nuovi treni regionali, potenziamento dell'offerta ferroviaria con nuove fermate per Firenze e un nuovo collegamento Intercity Roma-Siena. Gli orizzonti sono 10 anni evidentemente, perché abbiamo pensato fosse necessario fare un piano di sviluppo decennale. Le opere che realizziamo, che cominciamo, hanno un inizio e hanno una fine che va ben oltre i 3-5 anni, quindi è molto importante riuscire a costruire una visione integrata di quello che stiamo facendo rispetto anche a tutte le attività che il gruppo fa. Da qui nasce un po' il concetto di tempo nuovo, perché stiamo parlando non solo di una nuova ondata di investimenti e auspicabilmente un tempo nuovo rispetto alle tragedie che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo. Il servizio al paese è un concetto che tutti i nostri collaboratori sentono profondamente e anche proprio insito nel nostro DNA. L'altro concetto è lo sviluppo sostenibile. Sviluppo sostenibile perché qualsiasi cambiamento che non è sostenibile non dura nel tempo. Ed ora andiamo ad Uniser per parlare di creatività, scienza, arte. Se ne è discusso in occasione degli ultimi appuntamenti proposti dai venerdì di Uniser. Appunti sulla creatività, incontri tra scienza e arte è stato il secondo incontro di venerdì di Uniser, che si è svolto nella sala Marino Marini della sede Uniser a Pistoia. Noi abbiamo proposto questa idea, cioè quella di avere una sequenza di incontri rivolti ai cittadini su temi che ci sembrano significativi e importanti. L'abbiamo chiamata così, venerdì, perché possa diventare nel tempo, se ci riusciremo, un appuntamento, diciamo, delle persone che possono essere interessate ai nostri temi. Il tema di stasera è antico e contemporaneamente è assolutamente attuale, perché è il rapporto che c'è fra lo sviluppo, diciamo, della scienza, della conoscenza scientifica, e invece quelle che sono le arti, quindi la letteratura, quindi la poesia, quindi l'arte grafica, la pittura, e il modo, diciamo, da cercare di capire quali sono i collegamenti interni, quali sono le risonanze interne, perché non si creino, così come è stato scritto in un libro famosissimo, diciamo, di ormai tanti anni fa, non si creino due mondi separati, addirittura qualche volta in contrasto o diffidenti l'uno dell'altro, ma perché si concepisca un po' dentro a questo quadro un'unità del sapere in cui scienza, letteratura, arti si combinano fra loro, comunicano fra loro, si sostengono fra loro e non si oppongono l'una all'altra o si ignorano, che è anche peggio. Cosa spiegherà stasera? Nell'incontro di stasera, fra l'altro con un ottimo studioso di scienze come Vincenzo Manca e uno scrittore come Alberto Garlini, discuteremo degli elementi che fanno qualcosa di comune fra tutte queste discipline che noi siamo abituati a considerare completamente diverse. In realtà, nel modo di creare gli oggetti d'arte o nello studiare i fenomeni scientifici anche più complessi, c'è uno stimolo analogo che dipende dal nostro modo di ragionare, che dipende dal nostro modo di fare l'interpretazione della realtà, e tutto questo diventa concretamente qualcosa di cui adesso è opportuno discutere, perché la creatività è ovunque, ma la dobbiamo cercare. Si è concluso positivamente il progetto di fusione per incorporazione della Fondazione Banca Alta Toscana nella Mutua Alta Toscana, un percorso, si legge in un comunicato, che ha richiesto alcuni mesi di lavoro ed ha coinvolto i consigli di amministrazione dei due enti, entrambi facendo riferimento a Banca Alta Toscana Credito Cooperativo, e che ha agito in un'ottica di semplificazione. Per effetto della fusione, l'ente Mutua Alta Toscana ha ora a disposizione il patrimonio di Fondazione Banca Alta Toscana, che vedrà utilizzato per iniziative di ambito culturale, della pubblica istruzione, sportivo, benefico sul territorio. Andiamo adesso a Tobiana Montale per conoscere un artista davvero particolare. Sì.
In Polonia, Małgorzata Matyjaszek, da tutti conosciuta come Margherita, ha studiato pittura e teatro, laureandosi all'Accademia delle Belle Arti di Poznania. Quando alcuni anni fa è arrivata a Tobiana, come perpetua della locale parrocchia, ha iniziato ad osservare il paese e i suoi compaesani. Ora in Italia le perpetue è la cosa molto rara, quasi questa professione non esiste, in Polonia invece sì. E poi non sono tanto vecchia come la perpetua, e poi sono polacca. Allora, tre cose molto strane. Sapevo che tutti mi osservano come mi comporto, come mi vesto, anche diverse cose. Allora, volevo far vedere a loro che anch'io li osservo, che proprio anch'io sono curiosa chi sono, cosa fanno e tutto questo. E volevo poi far vedere a loro che so qualcosa, o per esempio che ce l'ho qualche esperienza con loro. Sono nati così 40 ritratti degli abitanti della frazione che, esposti a Tobiana nei mesi prima della pandemia, hanno stupito e commosso l'intero paese. Perché per esempio in fondo di una persona ci sono fiori, proprio questa persona mi ha chiesto di comprare fiori quando andavo in un negozio. Una signora che cantava, ho messo nel fondo le note del suo canto preferito. Qualcuno altro che so che piace a lui camminare. C'è la nostra dottoressa, il nostro organista con tastiera nella maglia, prima sposa che ho visto dalla finestra. C'è una signora che si vestiva sempre negli abiti vecchi di anni 60. C'è una signora che io non conoscevo anche suo nome, e vedendo lei sempre pensavo che lei sembra una fata, e per questo ho messo uccelli sui suoi capelli. Ma non conoscevo anche la sua storia della vita. E poi qualcuno che ho incontrato nella mostra mi ha detto: ma Margherita, tu hai proprio dipinto questa persona, proprio come tu conoscessi la sua storia. Oggi Margherita sta lavorando ad una nuova mostra. Interpreterà con la sua arte la Via Crucis. Sabato 21 maggio, a partire dalle 17, nel giardino di Palazzo Fabbroni a Pistoia, si terrà un'asta benefica d'opere d'arte organizzata dalla Galleria d'Arte Vannucci in collaborazione con il Comune, la nostra emittente, che trasmetterà in diretta l'evento, che avrà la destinazione alla Croce Rossa per aiutare le popolazioni dell'Ucraina. Le opere d'arte, oltre 20, saranno esposte giovedì 19 e venerdì 20 per permettere di essere ammirate e valutate dagli interessati. Tra gli artisti, Daniele Capecchi, LDB, Dario Longo, Santi Matti, oltre 5 stampe e disegni donati da Mario Lucarelli e altre opere di artisti messe a disposizione da Galleria d'Arte Vannucci, proposte dalla Galleria. Ed ora parliamo di Fiat 500, nuovo raduno a Pistoia. Sono state oltre 200 le Fiat 500 giunte a Pistoia da tutta Italia per il quinto raduno delle 500 d'epoca e derivate prodotte tra gli anni 1957 e 1977. La 500 è tutto. Dopo una settimana di lavoro e uno va in 500 e si diverte e lascia tutti i pensieri a casa. È una macchina che è alla portata di tutti. E ricordiamo nel 1957 quando uscì la prima 500, costava 490.000 lire mi sembra, e fu Dante Giacosa che ideò questa piccola macchinina, e ci ricordiamo tutti nelle scene dei film che sono un po' datati che c'è sempre una 500. Organizzato dal coordinamento di Pistoia Fiat 500 Club Italia, il raduno ha pacificamente invaso la città, offrendo a tutti i partecipanti la possibilità di conoscere Pistoia attraverso la sua storia, il paesaggio, le sue tradizioni, le mostre e le principali realtà produttive e gastronomiche. Non sono mancati momenti di solidarietà, come la donazione fatta ai soci partecipanti al raduno di alcune opere realizzate dagli ospiti della Fondazione Mike. Oggi saremo 8500, domani saremo intorno alle 200-500. E stiamo in Piazza Duomo perché noi, oltre a fare raduni di auto di 500, ma facciamo anche cultura. E andiamo proprio alla Fondazione Mike per parlare di organi.
Pistoia paradiso per gli organisti, così l'ha definita il maestro Angelo Castaldo, docente di organo al Conservatorio di Cagliari, presente a Pistoia con gli allievi della sua classe per uno scambio culturale e musicale con l'Accademia Internazionale d'Organo Giuseppe Gherardeschi di Pistoia. Tra le peculiarità pistoiesi la presenza di ben due chiese nelle quali è possibile suonare contemporaneamente due diversi organi. Tra queste la chiesa di Maria Madre Nostra presso la Fondazione Mike, dove gli allievi del maestro Castaldi hanno suonato l'organo Orsi del 1911 e l'organo Ghilardi del 2021 per i Vespri d'organo. Gli allievi della classe d'organo del Conservatorio di Cagliari, della classe del maestro Angelo Castaldo, conoscono Pistoia già da molto tempo, sono già venuti qui a fare attività e hanno voluto, sono i primi dopo la pandemia, tornare qui a Pistoia soprattutto per approfittare delle eccezionali combinazioni di strumenti che noi abbiamo, specialmente la possibilità dell'esecuzione a doppio organo, cosa che è abbastanza rara. Qui a Pistoia abbiamo due possibilità, una nella chiesa di Sant'Ignazio e l'altra qui nella chiesa di Maria Madre Nostra della Mike. Dobbiamo ringraziare proprio il maestro Monsignor Pineschi di questa opportunità di avere qui due organi e di avere anche persone che vengono, come in questo caso da Cagliari appunto, ad animare la realtà di questa cappella, che credo sia appunto un luogo di grazia per tutta la nostra città. Da giovane studente di organo frequentavo i corsi dell'Accademia Organistica di Pistoia e quindi il mio legame personale è sempre stato molto forte, per cui non appena ho avuto la possibilità di costruire una classe di organo al Conservatorio di Cagliari ho subito creato le condizioni per un contatto concertistico e professionale con Pistoia. Un luogo magico, un paradiso degli organisti come l'ho definito, perché è rarissimo trovare in delle chiese italiane la presenza addirittura di due strumenti che si possano suonare in coppia contemporaneamente. Dalla musica al teatro, andiamo al Circolo Arci di Bottegone, dove nei giorni scorsi si sono tenute le premiazioni per il concorso teatrale di Compagnie Anatoriali Fabrizio Raffanelli. È la scelta dei Paranza Factory, la rappresentazione teatrale vincitrice della 15ª edizione del concorso teatrale per compagnie amatoriali Fabrizio Raffanelli, promosso dall'Associazione Culturale Zona Teatro Libero al Circolo Arci di Bottegone. Il concorso quest'anno è stato il compendio di due anni di concorso, visto che il lockdown ha fermato quello precedente, quindi l'abbiamo dovuto riunire in due. Devo dire che il livello è stato davvero altissimo, ma molto 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 alto a livello artistico, e vedo tantissimi gruppi che sono presenti qui che potrebbero benissimo fare i loro spettacoli in qualunque teatro italiano da professionisti senza nessun problema. Ma questo non per dire che il teatro amatoriale non è professionistico, ma perché il teatro amatoriale comunque non vive di teatro, anche se senza il teatro non potrebbe mai vivere sostanzialmente, e quindi hanno meno tempo da impegnare per il teatro e per ottenere risultati così alti come noi abbiamo visto. Termina così questa prima parte del nostro telegiornale, grazie per l'attenzione, restate con noi perché tra poco ci ritroviamo per una ricca pagina sportiva. Per quanto riguarda invece la programmazione serale di TVL, dopo il nostro telegiornale, vi ricordo c'è Amapola e quindi alle 21.40 Tikva a seguire il TG della notte e Mamma Mia intorno alle 23.45. Grazie e arrivederci.